Buongiorno a tutti. Mi sono imbattuta nelle discipline analogiche circa 3 anni fa. Non uso a caso questo termine perché appunto nulla viene a caso. E in quel periodo diciamo che uscivo da una fase alquanto complessa della mia vita e cercavo qualcosa che potesse in qualche modo rimotivarmi, darmi degli stimoli ulteriori. E casualmente, andando alla Fiera del Levante a Bari, ho preso un opuscolo in uno stand, appunto, in uno stand dell'UPTA, e da lì è cominciata la mia avventura, che non si è conclusa neanche adesso, che sono diventata analogista. Anzi, adesso la mia ricerca, il mio desiderio anche di approfondimento delle discipline analogiche si è fatto più consapevole e anche più profondo. Sicuramente le discipline analogiche hanno contribuito a una crescita personale notevole da parte mia. Appunto, ripeto, uscivo da un periodo in cui c'era stata una stasi, quindi cercavo proprio qualcosa che in qualche modo mi rimotivasse nuovamente e che mi desse una nuova prospettiva anche di pensiero. Ed è quello che le discipline analogiche hanno fatto. Oltre ad aiutarmi nella gestione della mia emotività, e dei miei turbamenti, sicuramente sono state, come dire, un'opportunità molto grossa, molto grande, per acquisire una prospettiva di pensiero diversa e un paradigma di realtà completamente nuovo. Perché questa è una delle forze delle discipline analogiche. Sono delle discipline, a mio avviso, estremamente rivoluzionarie. Attraverso le discipline analogiche si può intervenire sulle problematiche, i disagi, i turbamenti, i conflitti che la persona vive in maniera, oserei dire, chirurgica, attivando, a mio avviso, la autoconsapevolezza. Quindi, in realtà, le discipline analogiche sono una modalità, costituiscono una modalità privilegiata a che la persona possa connettersi con se stessa e trovare in se stessa le energie e la spinta per poter decidere della propria vita e per poter conquistare, come dice bene meglio. Trovo bene meglio una persona straordinaria, una persona geniale, molto particolare, ecco, la definirei così, molto particolare, sicuramente geniale e rivoluzionaria. Io mi auguro che le discipline analogiche possano trovare un sempre maggiore ambito per essere divulgate, per essere conosciute dalle persone, perché ripeto, sono uno strumento straordinario per aiutare gli individui a gestire la propria emotività, la propria vita, sia nell'ordinarietà della vita, sia dinanzi a problematiche più serie, quali alterazioni dell'emotività, del comportamento, anche problemi di salute. Sempre da un punto di vista chiaramente olistico. E quindi come dire, il mio contributo è un contributo sicuramente in chiave molto positiva. E che dirvi? Provate, ecco, contattate un analogista oppure abbiate il coraggio di iscrivervi ai corsi. Ci sono varie tipologie di corsi con varie tipologie di coinvolgimenti, sia per acquisire i massimi strumenti di gestione dell'emotività degli individui, ma sia anche semplicemente per imparare a gestire meglio la propria realtà personale. E vorrei dire un'ultima cosa, le discipline analogiche sicuramente hanno un grande, come dire, focus, che è quello
di lavorare moltissimo sul pensiero dell'individuo, perché è il pensiero individuo, quello che in qualche modo, porta la persona ad entrare in uno stato sempre più aberrato, di sempre maggiore dolore. Ecco, ripeto, le discipline analogiche in questo senso hanno un'attitudine veramente chirurgica, vanno lì subito al centro e all'essenza. Questo è il mio modesto contributo. Ok, vi saluto. Ciao.